Bar, ristoranti e supermercati oggi sono in sciopero. I buoni pasto non vengono accettati come pagamento per tutta la giornata. Siamo andati a Roma in diversi locali a farci spiegare le ragioni con Laura Ceccherini. Oggi purtroppo non prendiamo, cioè, non aderiamo anche a noi iniziativa a non prendere il buono. Buoni pasto, gli esercenti hanno deciso di indire il giorno del no. È una situazione ormai insostenibile. Considerate che per noi il buono pasto fondamentalmente è uno strumento di pagamento e francamente pagare il 15-20% di commissione è una cosa insostenibile. È uno strumento di pagamento come sono le carte di credito. Sulla carta di credito oggi si paga 1-1,5%, sui ticket e sui buoni pasto si paga appunto il 15-20%. Il POS, quindi carte di credito, incassiamo il giorno dopo, il ticket o comunque il buono pasto lo incassiamo con 50 giorni più tardi. Non conviene, su questo punto sono tutti d'accordo, la commissione è molto alta. È una tassa occulta, secondo FIPE Confcommercio. Il mercato vede vale circa 3 miliardi di euro, 1 miliardo 200 milioni di euro vengono gestiti dallo Stato per dare da mangiare, per dare un servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti pubblici. Questo significa che viene messo al massimo ribasso il valore del buono pasto. No ai buoni pasto per 24 ore in bar, supermercati e ristoranti. Per la verità, in tanti non ne erano al corrente, altri, come le associazioni dei consumatori, protestano. Qualcuno si limita a tornare il giorno dopo per la spesa più consistente e altri ancora appoggiano la protesta. Era comodo pagare con i buoni, però vedendo insomma le ragioni dello sciopero, sono, insomma, va bene, va bene. Insomma, il problema sono i costi di commissione e i ristoratori e i commercianti sono compatti. Così non si può andare avanti. Perché noi lavoriamo a gratis con i buoni pasto. Laura Ceccherini, Sky TG24. Il Vaticano ha varato